festa dell'Epifania vuole estendere all'intera umanità il messaggio del Natale. Dio si è fatto uomo in Gesù per la salvezza di tutti. Il Signore Gesù si manifesta ai magi, guidati lungo il loro viaggio da una stella. Come magi, mettiamoci in cammino e rivestiamoci di luce seguendo la stella Gesù e adoriamo il Signore con tutto il nostro cuore. Anche noi, popolo di pellegrini, siamo chiamati ad annunciarlo fino ai confini della terra. Oggi si celebra la giornata dell'infanzia missionaria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, la solennità odierna ci richiama alla luce, è una festa di luce. Il Signore si manifesta ancora a noi, come già lo abbiamo conosciuto, per farci prendere maggior consapevolezza della nostra identità di figli di Dio. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo umilmente perdono di tutti i nostri peccati. Signore, luce che illumina le genti, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, inviato dal Padre per la salvezza di tutti i popoli, Christe eleison. Christe eleison. Signore adorato dai magi, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Contemplare
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lo splendore di Gerusalemme è dato dalla luce che il Signore irradia su di lei. Essa diventerà faro per tutti i popoli, meta verso la quale tutte le nazioni si incammineranno per conoscere il Signore. Dal libro del profeta Isaia: alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Salmo 71 è una preghiera per il figlio del re, perché regga il suo popolo con giustizia, portando pace e amore. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Mesi i giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Il re di Tarsis e delle isole portino tributi, il re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, osservano tutte le genti. Perché egli libererà il misero che invoca, il povero che non trova aiuto, abbia pietà del debole e del misero, e salvi la vita dei miseri. Rivelato a Paolo è un disegno di salvezza che vede in Cristo il suo compimento. Egli infatti è venuto per creare un solo popolo nuovo riunito nell'amore e nella pace. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini: fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini nelle precedenti generazioni
come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Esperti studiosi di astronomia si mettono in cammino seguendo la stella. Essi trovano il re davanti al quale si inginocchiano per adorarlo e per offrire i loro doni, oro, incenso e mirra. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo, che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono, ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Epifania, rivelazione, manifestazione. È il giorno in cui Gesù si manifesta per quello che è, il Figlio di Dio che è venuto per l'umanità intera, non solo per un popolo, non solo per alcune persone, non solo per una parte, ma per tutti i figli di Dio. Tutti quei figli di Dio che attraverso il cammino fatto
Di fronte ad una realtà meravigliosa, la stella splendente, quel cammino fatto nella bellezza, la bellezza del creato, la bellezza della vita, la bellezza dei doni che abbiamo ricevuto da Dio, ecco, incontra la vera bellezza, incontra Dio stesso. È un cammino che noi stiamo facendo in questi giorni, l'abbiamo fatto dalla notte di Natale, quando abbiamo detto al Signore, gloria a Dio dell'alto dei cieli, perché questo Dio si è manifestato qui sulla terra. La luce di Dio è sul popolo eletto. La prima lettura ci ha ricordato questo. La bellezza, l'amore di Dio sono su ciascuno di noi. Ma Dio ha pensato questa bellezza per ogni essere vivente. Per cui nessuno può essere escluso da questa bellezza, da questa grazia. I magi, astrologi, persone che riflettevano sui doni, sulla vita, sono coloro che si mettono in cammino. Ogni uomo di buona volontà, perché lo cantiamo anche nel Gloria, no? Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra, ora la formula agli uomini amati dal Signore, no? Ma prima dicevamo agli uomini di buona volontà. Ecco, ogni uomo di buona volontà può compiere questo percorso, ogni uomo di buona volontà compie questo percorso. Quante volte ci siamo chiesti il senso della nostra vita? Quante volte ci siamo domandati dove sto andando, cosa sto facendo, che cosa mi chiedi, Signore? Qual è il mio posto nella vita, nella società, nella Chiesa, nel mondo? E poi, a volte con disagio, ci siamo messi in cammino. Il cammino non è una realtà facile, perché il cammino può portare sulla montagna delle difficoltà. Pensiamo all'esperienza di San Giovanni della Croce, no? Per arrivare all'incontro, alla comunione con Dio c'è da purificarsi, c'è da fare con difficoltà questo cammino, ma sempre alla ricerca della bellezza, la bellezza dell'amato. Quando abbiamo riflettuto sul Cantico dei Cantici abbiamo visto come questa parola di Dio ci insegna a cercare l'amore, ci insegna a cercare la bellezza in questo amore, che anche dei tanti di unione anche fisica, così come tra l'uomo e la donna, così come tra il marito e la moglie, questa comunione che ha un senso, un significato, perché porta ad essere segno di un amore. Ecco, i magi guardano la stella e seguono questo cammino, vanno incontro a ciò che non conoscono. Eppure di fronte a questa difficoltà del cammino loro troveranno la forza, la bellezza, la grazia della vita. Gesù, un bambino che si manifesta in una umile stalla, accanto alla madre Maria, accanto a colei che per noi è segno di questo cammino di fede profondo, no? E di ricerca della bellezza fino all'unione con Dio, fino al dire a Dio, fa di me quello che vuoi, perché io sono secondo la tua parola. Ed è lì che loro donano, l'oro, l'incenso, sappiamo che questi doni hanno un significato, no? Il re, colui che è l'eletto, quindi colui che è riconosciuto nella sua elezione, ma poi ci sarà il terzo dono che è particolare, perché è il dono dell'unzione che si faceva ai defunti, e quindi un po' si prefigura anche la storia della sua donazione, del suo martirio. Ma guardate che quei doni sono legati anche a noi molto, alla nostra umanità. Cioè noi a Dio cosa possiamo dare? Possiamo dare i frutti stessi di ciò che Lui ci ha donato. Ci ha donato la figliolanza, ci ha donato la dignità e ci ha donato anche l'esperienza del passaggio della morte. Chi salverà, chi redimerà tutta questa realtà? Perché Dio fa dei doni ancora più grandi di quello che noi possiamo dare a Lui. Chi
solo lui. Ecco perché, guardando il bambino, si inginocchiano e lo adorano. La testimonianza di fede, concludo così, di Paolo agli Efesini, è una testimonianza di chi ha compiuto un cammino spirituale, dal buio alla luce, dal male al bene, dall'essere lontano all'essere vicino, a diventare addirittura ad essere servo di quel mistero che, di cui abbiamo sentito parlare, di cui abbiamo in un certo senso ascoltato qualcosa, ma che Dio ha rivelato. Paolo parla della sua esperienza spirituale. Dio gli ha rivelato, è proprio in quella caduta sulla via di Damasco, no? Che Dio si manifesta in questa luce meravigliosa. E Paolo capirà che la sua vita continuerà ad essere al servizio della parola di Dio, ma con un senso ancora più forte, perché lui si dedicherà a far conoscere questo mistero di grazia ai lontani, a coloro che non avevano fede, a coloro che erano, non facevano parte di quel popolo eletto. Sappiamo che nella Chiesa poi, no, Pietro sarà quello che diciamo accompagnerà, no, i giudei in questo incontro con il Signore. Paolo sarà lui, colui che indicherà la salvezza ai pagani. Questo mistero che era, sì, ne avevamo sentito parlare ma non era conosciuto, ma si è manifestato in Cristo Gesù. Ancora una volta torna l'impegno, no, di ciascuno di noi nella testimonianza. Quanti fratelli, quante sorelle ancora hanno il buio, non hanno ancora incontrato quella stella, quella bellezza che li porta al Signore, al Creatore. E quanto noi abbiamo importanza in questo ruolo, perché dobbiamo essere coloro che indicano la stella, coloro che aiutano ad incontrare il Signore, coloro che saranno servi per aver fatto esperienza di Dio, della sua bontà. Oggi Dio si è manifestato, Dio si manifesta ogni giorno nella nostra vita, anche noi dobbiamo saperlo manifestare nella vita, nell'incontro e nell'amore per gli altri. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita che procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti.
aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la festa dell'Epifania ci invita ad incontrare Cristo, luce del mondo, e a sentirci missionari tra la gente. Preghiamo perché non si spenga in noi l'anelito missionario. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché rivestita della luce di Dio, testimoni che tutte le genti sono chiamate alla salvezza, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti, risplenda, Signore, la tua luce nel loro cuore, perché siano portatori di pace e aiutino gli uomini a cercare ciò che li unisce e li rende fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli anziani e gli ammalati che sono in difficoltà a causa della pandemia, vedano sorgere la luce di una nuova vita e non si sentano abbandonati e soli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi che celebriamo questa festa, perché comprendiamo che Cristo desidera essere conosciuto da tutti, anche dalle persone che ancora non conoscono il suo nome e non credono in Lui. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i bambini del mondo, soprattutto per quelli abbandonati, perché possano avere una famiglia o persone care che li facciano crescere nella tenerezza e nell'amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per Pedro e per tutti i giovani che sono alla ricerca della verità, perché il Signore li aiuti a poterlo incontrare, rivelandosi a loro e a poter dare senso alla propria esistenza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu vuoi, o Signore, che tutta l'umanità si metta in cammino per incontrare il tuo Figlio prediletto. Fa che ci sentiamo responsabili del cammino di fede dei nostri fratelli e sorelle. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Alla gloria del suo nome, per il bene.
crucificato, immolato e ricevuto, Gesù Cristo nostro Signore, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato alle genti il mistero della salvezza e in Lui, apparso della nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, unite agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui il tuo unico Figlio, eterno con te nella gloria, si è manifestato alla
Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità in pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio stesso. Thank you.
preghiamo. La tua luce, oh Signore, ci preceda sempre in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede, gustiamo con fervore e amore il mistero di cui ci hai fatto partecipi, per Cristo nostro Signore. Amen. Siamo in tempo di Covid e normalmente avremmo celebrato in un modo diciamo più solenne la data dell'8 gennaio 2021. Lo faremo ponendoci in ginocchio davanti al Signore Sacramento, dove desideriamo porre il nostro cuore e segnare anche il nostro grazie per la presenza dei carmelitani a Mesagna. Per cui l'8, giorno 8, venerdì 8, sarà tutta la giornata dedicata all'adorazione eucaristica. Ci saranno tempi migliori per altre celebrazioni o per ricordi particolareggiati. Intanto preghiamo che coloro che in questo momento non stanno bene perché hanno contratto il Covid possano guarire. Preghiamo per tutti i fratelli che sono venuti meno a causa del Covid. Preghiamo per tutti coloro che si impegnano a curare e a tutti coloro che in questo periodo sono impegnati anche con la somministrazione del vaccino. Ecco, chiediamo appunto che si apra per noi un anno migliore, illuminati da quella luce della verità che è Dio che ama tutti gli uomini. Oggi era la giornata missionaria dei bambini, no? Dell'infanzia missionaria, e quante persone si dedicano a questo. E vogliamo chiedere al Signore che ne illumini tanti altri, perché i bambini siano rispettati in tutto il mondo, perché siano la forza del nostro futuro, siano la grazia, la luce del nostro futuro. E poi un'ultima cosa, abbiamo momentaneamente sospeso la messa delle 12 perché ultimamente c'erano soltanto 3 o 4 persone, purtroppo non è motivata la celebrazione festiva con così poche persone. Se in futuro avremo la possibilità di avere più popolo di Dio alla celebrazione, possiamo rimettere di nuovo questa celebrazione. Non l'abbiamo fatto peraltro, anche perché per noi binario, trinare solo per 4 persone non ha proprio significato. Non è che non lo possiamo fare, possiamo dire anche 4 messe, non è questo il problema. Il problema è che se questa celebrazione è utile, perché ci sono tante persone che vogliono vivere questo momento. Io ricordo che a messa possono stare tranquillamente e in sicurezza 90 persone. Oggi non siamo 90 persone, che tutti i posti non sono occupati. Per questo dico, se ci sarà necessario, noi ripristineremo quell'orario. L'importante è che sia un orario con cui le famiglie, i ragazzi possano celebrare l'Eucaristia. Forse questo periodo brutto di Covid dovrebbe un po' aiutarci a recuperare, no? Le cose belle del nostro cammino di fede. La messa domenicale o la messa in queste circostanze di solennità come l'Epifania sono momenti cruciali per il nostro cammino di fede. Forse dovremmo tornare a dircelo, no? I catechisti dovrebbero tornare a sottolineare questa importanza di educatori, chiunque, l'azione cattolica, il terzo ordine, no? Dovrebbero dire che queste cose sono importanti, torniamo a vivere questo momento. Certamente ci saranno momenti migliori in cui non avremo paura anche del contagio. Un'ultima cosa, proprio su questo fatto del contagio. Chi porta i cestini delle offerte deve mantenerli fino alla fine, non si possono passare ad un'altra persona. Se avete raccolto in due dovete lasciare per terra, perché se vi passate mano con mano il manico del cestino, può essere anche questo fonte di infezione. Per cortesia, queste regole rispettiamole. Come dovremmo rispettare le regole che quando è zona rossa si sta a casa. Ieri c'era una festa in giro, pensavo tutti abbiamo motivazioni gravi per uscire. Ieri c'era una festa di inizio d'anno, c'erano tantissime macchine, non si poteva neanche posteggiare quante persone c'erano. Io purtroppo mi sono mosso per motivi familiari, però ho visto che diciamo noi le regole le stiamo rispettando proprio al 100%. Io inviterei invece a farlo per il bene sempre di tutti noi e degli altri. Il Signore sia con voi. Amen.
e con il tuo Spirito. E benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E diamo grazie a Dio. Auguri a tutti voi e alle vostre